Allora, Zanetti, senza di lui non si va avanti. Eh? Siamo d'accordo? Troppe ne ha combinate. Lui scorrazza, si impone, spadroneggia solo perché è il più grosso. Gli infermieri novelli pensano che sia un superiore e gli ubbidiscono. E poi la mensa? La dispensa è tutta sua. Paste, cioccolata, dolci, formaggio, tutto si ingozza come un ingordo. E se qualcuno lo contraddice, spacca tutto come l'altra sera. Legato deve restare. Zanetti, Zanetti, senza un musicista non si può andare avanti, non si combina niente. Dushan, Dushan, ti prego, chiedi scusa, Zanetti. Ne. 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 Ne, ne. Ne, ne. Neiano, no, no. Ne, ne, ne. 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 Mi sembra di stare in una gabbia di matti, mi sembra. Sembra, solo sembra. Zanetti, Zanetti, deciditi. Tu sei un eroe, Zanetti. Un eroe. Perdonalo. E Gremona Prey, Zanetti, Gremona Prey. Ah, Zanetti, tu sei l'eroe di Fiume, amato da D'Annunzio. Caro il mio Zanetti, ricorda la notte di Fiume. Ricorda la notte di Ronchi. L'hai giurato su te stesso che avresti liberato Fiume. Oh, l'hai giurato nel nome di Toti, 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 di Enrico Toti, che immolò la vita. Non posso più di sto qua, mi non posso più di sto qua, non posso più di sto qua. Di tanto tempo là sulla torre che stava al stemma della città, ma un brutto giorno, non se sa come, via della torre e se svola qualche d'un dise che certi signori de far un tanto loga obbliga, non steghe creder sei tutte flocce la cui la nostra ritornerà. Non steghe creder sei tutte flocce la cui la nostra ritornerà. La cui la nostra. La gallina con due teste, l'ago vista svolazzar, sorra i coppi di Trieste, la labarda sventolar. Zanetti. Ah, qui le galline, sempre tutte con due teste. Che poi, detto fra noi, si dice che chi ha due teste è un po' matto. E certo, una testa di qua, una testa di là. Aquile, galline, galline, no. Non un'aquila a due teste, caro Zanetti, ma un'idra a nove teste. Ungheresi, croati, slovenzi, italiani, rumeni, bulgari, bulgari, cechi, poliachi, ruteni. E quando Ercole tagliava una testa ne crescevano due, poi ancora due, poi ancora due, poi... Chi poteva fermare la dissoluzione? E il povero vecchio Franz, il primo burocrate dell'impero, come si definiva lui, poteva fermare gli aggressivi nazionalismi emergenti. Ma si stava meglio prima o adesso? Cioè prima del ribaltone o adesso? Cioè i sudditi, i cittadini, stavano meglio con l'Austria Felix o adesso? E chiediamolo. Chiediamolo. Chi di voi pensa che si stava meglio sotto l'Austria Ungheria può alzare la mano? No, non dategli retta un po'. Ma come no? Ma sì, tranquilli, rilassatevi, non vogliamo essere impegnativi noi stasera, non vi creeremo problemi di identità. State sereni. Noi siamo morti. Siamo personaggi morti o siamo vivi? Siamo più vivi dei vivi perché siamo i morti che vivono oggi in voi come luoghi mentali. Luoghi mentali? E cos'è sta roba? Roba di basaglia, luoghi mentali. A Trieste, la gallina con due teste, nella sua sana follia, aveva inventato nel 1908
il luogo dei luoghi mentali più all'avanguardia di tutta Europa, l'ospedale psichiatrico. Nel 1918, poi nel 19, poi nel 20, l'ospedale di San Giovanni, detto El Frenocomio, subì un'invasione di matti volontari o coatti che non ne potevano più della fame, della guerra, della miseria, delle trincee, del fango, dei morti. Sì, noi qua siamo tutti matti volontari. Qua non si sta male, se mangia, se beve a sbaffo. Io rappresento l'Istria. L'Istria delle campagne, l'Istria esule, da sempre esule per l'appetito mai soddisfatto. Stufa. Stufa di andar per acqua col Samer, stufa di farme mangiare di notte dai musati. Non dormo di notte, non dormo, non riesco a dormire. Toroniera, se grande e bella, se la rovina della gioventù, la toroniera, se grande e bella, se la rovina della gioventù, e picchia picchia la porticella, se la mia bella che mi vien da aprire, picchia picchia la porticella, se la mia bella che mi vien da aprire. Dal se ti siecias svih onih dana, kad smo se jajti šeko napili. Dal se ti siecias svih onih dana, kad smo se jajti šeko napili. Juhu! Non dormo! Non riesco a dormire! Sogno. Prendiamo ad esempio la signorina Frank, che non è quella della cicoria tostata di quando il caffè non era caffè, ma ella è una signorina della media borghesia triestina che nel 1918 a Ribalton aveva 31 anni, cantante d'operetta. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie, sollt besser das verstehen. Darum rate ich, ja genauer sich, die Leute anzusehen, die an dies doch wohl gar zu fein war, dies bisschen so zierlich und klein war. Die Sprache, die Geschwüre, die Teile, die Trainiere, dergleichen finden Sie bei einer Zofe nie. Dergleichen finden Sie bei einer Zofe nie. Gestehen müssen Sie für wahr, sehr komisch dieser Irrtum war. Ja, sehr komisch, ha, ist die Sache, ha, drum verzeihen Sie, ha, wenn ich lache. Ha, Augen drehen, der Schöne
sobre Bilder ganz ihr Herz erfüllt. Der Schöne sobre Bilder ganz ihr Herz erfüllt. Sie sehen sie überall, sehr komisch dieser Irrtum Fall. Ja, sehr komisch, ist die Sache, drum verzeihen Sie, wenn ich lache. Signorina, brava, ben spettata. Lei, signora, conosce il tedesco, quindi... I nomi? Come no? Ma cosa tratta del serve? Capisco subito tutto. E qui era lampante che la signorina si prendeva a gioco del suo padrone facendosi passare per un'altra sbaglio. No, assolutamente. Anzi, tant'è che quando lui le chiede, ma lei è sempre stata Olga? Lei gli risponde, ma lei è sempre stato il marchese Renard. Mein Seligkeit, mein Welt, Austria Felix. O forse in Felix, signorina Frank. O Felix, ma avremo modo di discuterne più avanti. Zanetti, ardito bersagliere, primo attendente di D'Annunzio Fiume, Zanetti. L'avete osservata, la torre dell'orologio? A Fiume. A Fiume, in cima alla torre dell'orologio, c'è una grande aquila. La grande aquila araldica della città di Fiume. Un tempo quest'aquila aveva due teste. Era il mostro degli Asburgo che schifosamente dominava dall'alto. Ma appena la città fu nostra, un bersagliere come me salì sul tetto altissimo mentre io gli tenevo la scala e segò, come meglio poté, una delle due teste. Poi, come quel tronco di collo mozzato faceva male al cuore il mio amico bersagliere, mentre io gli tenevo la scala, cicatrizzò la ferita piantandovi la bandiera italiana. Ora, quell'aquila mostra una testa e un tronco dal quale il vessillo nazionale sussulta al vento. Eia, eia, la la! Trullala, trullala! E quel giorno il bel Gabrielluccio sentenziò dal pergolo del palazzo del governo di Fiume con quella sua voce snianfa. Ma quando mai si è vista un'aquila con due teste? E uno del sotto che ha risposto, e quando mai si è visto un leon con le ali? Tutti giù a ridere. E lui permaloso ha girato i tacchi e via lui. Debut le mort, levatevi morti, i martiri nostri sono tutti risorti. Eia, eia, la la! Trullala! Noi in Istria già nel 14 avevamo una corriera a motore che portava la posta. Ma dopo con la guerra sono tornati i cavalli. E poi non c'erano più neanche quelli perché non avevano cosa dargli da mangiare, era tutto requisito e così i cavalli se li sono mangiati. Nel 16, nel 17 c'era una tale siccità nell'Istria bassa che non cresceva niente di niente. Mia mamma, poveretta, andava a ingrumar erbe selvatiche, radici di campagna, ortiche, qualche la trovava, se li sbrovava così e se li mangiava senza neanche condir. Era tremendo, la gente non vedeva l'ora che finisse la guerra perché non avevano niente, pane, non si è visto pane per 2 anni, polenta, ma anche quella liquida, sgrubi, li chiamavano dalle nostre parti. Fame. A proposito di fame, nel dicembre del 18, Angelo Cecchelin, comico triestino, recitava al Filodrammatico
una poesiola, poetica, che aveva scritto lui quando era prigioniero nel 17 nel campo di Katzenau, che sembra non finto, invece è vero, Katzenau. E la sua che è scritta, guarda. Vai maestro, vai, vai maestro. Dunque, in sti tempi che ne sbatoci in panza, dico così perché se fame in abbondanza, nove par più poetico, più soave e vigaio una piadina di gnocchi con tanto le formaio. Oppur in segreto, soli, siti, scassarsi in tibudei un do polastro e fritti. E per trovare la rima con questa riga qua, un chilo di polenta e un per di baccalà. Trulla, lera, trulla. Thank you.